Riprendiamo, gentili amici telespettatori, follower, la nostra telecronaca dal Pepe Nucera di Lazzaro, agro del comune di Motta San Giovanni. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio valevole per il campionato di prima categoria Girone D Calabria, Lazzaro Borgo Grecanico Melitese. Risultato del primo tempo 1-2, doppietta di Obinna e gol di Ripepi al 31esimo, un episodio che si vede solamente nella Premier League. Si sono fermati tutti impalati per consentire a Ripepi di andare in porta e segnare il gol del 2-1, perché il gol del 2-0 di Obinna era stato segnato con un giocatore del Lazzaro a terra. Episodio per nulla scontato. Il Lazzaro gioca in 10 per l'espulsione di Benedetto, che era anche capitano. Amnesia dissociativa o vuoto di memoria del giocatore Benedetto, capitano. Doppio cartellino giallo, equivalente a uno rosso, e Lazzaro che giocherà tutta la rimessa, tutta la ripresa, pardon, in 10. Il Borgo Grecanico ha avuto 2-3 palle gol che hanno fatto gridare al gol. Illusione ottica. Un Ciccio Candido rinfrancato sta disputando un grosso match, il centrocampista borghigiano. Fa rettificare l'arbitro, retrocede di qualche metro Vincenzo Iamonte e serve Mallimaci. Un lungo lancio in avanti in direzione di Marino, favorito da un rimpallo in un primo momento, poi rinviene il difensore che spazza in avanti. Palla che spiove dalle parti di Iamonte, scodella verso Marino. Intervento miracoloso però, recupera Marino. Finta e doppia finta. Cerca di andarsene, entra in area, verso Marino, tiro. Preso in contropiede, non ha potuto fare altro che spedire. In maniera quasi comica. Oltre lì di fondo nulla di fatto. 3 minuti e 12 secondi al comunale Pepe Nucera di Lazzaro. È sempre oh! 2-1. Recupera un buon pallone Candido, lo porge a Iamonte, se ne va sul fondo. Cross al centro, ancora Obinna, tiro, stoppato, murato. Tutto regolare per l'arbitro. Allora si scatena Ripepi, l'autore del gol del 2-1. Dalla parte opposta però risponde alla grande
Mangiola. Intercetta con un braccio e l'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato fuori dalla formazione locale. 4 minuti e 10 secondi nella ripresa, sempre 2-1 per il Borgo Grecanico, doppietta di Obinna e gol di Ripepi. Palla che spiove all'altezza della linea centrale del campo. Spiove un pallone, sbirgola un difensore, la palla rimbalza su una pozzanghera, ce ne sono 7-8 in tutto il campo. Comunque il bon ton, il fair play, la cavalleria, il galateo, la buona educazione regnano sovrani fino a questo momento. Non serve la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. San Matteo dice: porgi l'altra guancia a chi ti percuote la destra, la guancia destra. Non vale il detto rendere pan per focaccia e nemmeno il motto latino si bis pacem parabellum. È meglio chiedere scusa e perdono e porgere la mano. 5 minuti e 40 secondi nella ripresa, sempre 2-1 per gli ospiti. Lazzaro che gioca in 10 per l'espulsione del suo capitano Benedetto. Bravo Nunzio! Marino cerca di braccio un avversario che rinviene diligentemente su di lui. Iamonte, tiro, ribatte, ancora rimane lì il pallone, ribatte miracolosamente il portiere. Un'azione veramente rocambolesca in cui il Borgo non riesce a mettere il pallone in fondo al sacco, batte e ribatti, hanno fatto muro con le spalle, col petto, di gamba, di coscia, poi anche il portiere si è scatafasciato in orizzontale, morale della favola, la porta rimane stregata. Stavolta il cartellino giallo. E per il giocatore per un soffio non perviene al pareggio il Lazzaro. È stato c'è un calcio d'angolo, 8 minuti nella ripresa, sebbene ridotto in 10, Lazzaro si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del pareggio, lo ha sfiorato qualche minuto fa, poi rocambolescamente il pallone viene strappato dalle mani del portiere a gioco fermo, cioè dopo che il portiere aveva bloccato il pallone, e l'arbitro si limita solamente a l'arbitro comunque controlla la partita, ce l'ha saldamente in pugno. Questo è Martino, il suo lancio in avanti verso Binna, ancora Binna allarga verso Tripodi, mette il pallone a terra, sorprende il piazzamento dei compagni, muove di qualche passo, entra in area, va al cross,
che attraversa tutto lo specchio della porta e termina direttamente oltre la linea di fondo, quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. 9 minuti nel secondo tempo, sempre 2-1 per il Borgo, doppietta di Obin e gol di Ripepi. Guarda le mani, arbitro, guarda le mani! Candido allarga per Mangiola, il lancio di Mallimaci, Tripodi non riesce a superare il diretto avversario, commette anche fallo e induce l'arbitro, il direttore di gara, il signor Salvatore Gallella di Catanzaro, a decretare un calcio piazzato già battuto, ma proprio sui piedi di Candido, rimbalzo ingannevole, attenzione, non riescono a pareggiare per un soffio, un pallone danzante sulla linea, quasi si arrabbia di brutto l'uomo ragno ospite, Lazzaro vicinissimo per due volte nello spazio di 5 minuti al pareggio che ci stava tutto, nonostante l'inferiorità numerica la formazione locale si è lanciata generosamente in avanti. Il calcio non è una scienza esatta, diceva Giampaolo quando era al Milan. In ogni partita va in onda una scuola di pensiero, una filosofia di vita. Il catenaccio alla Paron Reo Rocco, la zona mista Gigi Radice e Giovanni Trapattoni, il calcio totale di Arrigo Sacchi. Poi c'è un'altra filosofia, quella del palla lunga e pedalare, lanciata da Franco Scoglio, il professore Franco Scoglio. Applicata ai dilettanti significa pallone alla San Fason, a Casaccia, a Bambara e alla Carlona. Popolarmente intesi ad Muzzum. Infine è apparso il tiki-taka. Iamonte supera 2-3 avversari, si aiuta con un braccio ma sotto gli occhi dell'arbitro che lo redarguisce per ora verbalmente. Rimane rintanato nella guaina o guaina il famigerato cartellino giallo. Fa rettificare l'arbitro il punto dal quale deve essere battuta la punizione. 11 minuti e 50, sempre 2-1 per il Borgo. Obinna, Martino, il suo cross. Obinna. Attenzione, esce il portiere, porta sguarnita. Finisce a terra ma batte contro il muretto, speriamo che non sia nulla di grave, infatti si rialza prontamente il giocatore rimasto infortunato. Altra occasione gol per il Borgo Grecanico, che certamente a parte i due gol ha avuto quelle 5-6 palle gol per arrotondare, comunque per mettere il risultato in cassaforte. Sta giocando bene oggi il Borgo. Una girata di Obinna è stata miracolosamente parata. Obinna se ne va, entra in area, cross al centro, finta, viene respinto. Altra azione, adesso veramente sono numerose le palle gol capitate alla formazione melitese. Circondano l'arbitro i giocatori dell'Azzaro. Grazie.
ma il giocatore era stato ammonito solamente una volta, quindi prendono fischi per fiaschi e lucciole per lanterna ai giocatori locali, che poco fa si sono sgranocchiati un gol colossale, il gol del pareggio. Ma non è stata l'unica azione da gol, quella degli avanti locali che si sono rovesciati con tutti gli organici difensori, centrocampisti e attaccanti nel tentativo di pervenire al pareggio. Contropiede, ripartenza, palla per Iamonte, supera la linea centrale del campo. C'è un lungo lancio verso Obinna, Arpiona, Obinna, ancora Obinna, perde palla, intendeva servire Marino al centro area. Buona giocata davanti dai giocatori locali, poi però spreca tutto. Abbaglio dell'arbitro, può succedere, può capitare. Obinna, Marino, Obinna, si allarga e riceve Tripodi. Ancora Tripodi, verso Marino. Tentativo di autorrete fallito. Sono stati fortunati questa volta, fortunato o sfortunati secondo l'angolazione. Fallito il tentativo di autorrete. 16 minuti nel secondo tempo, sempre 2-1. Una bella partita davvero avvincente, emozionante, con un calcio champagne nonostante le condizioni del campo e nonostante l'inferiorità numerica del Lazzaro, che ce l'ha messa tutta, sta giocando una partita col sangue agli occhi, come è giusto che sia. E ha sfiorato il pareggio. Ora mister, il mago della panchina, Ciccerrigo, tira un paio di conigli dal cilindro nel tentativo di gioca il tutto per tutto, nonostante l'inferiorità numerica, nel tentativo di agguantare il sospirato pareggio, che lo avrebbe meritato per quello che ha fatto nel primo e anche soprattutto nel secondo tempo. Ma dobbiamo pur dire che il Borgo Crecanico abbia sfiorato la marcatura a ripetizione, ha avuto numerose palle gol. La formazione ospite finisce a terra Candido e l'arbitro assegna un calcio piazzato a favore della formazione del Borgo Crecanico Menetese. I minuti 17, il risultato 2-1, riceve palla Marino. Alberto recupera! Non si intendono i due, fallisce il triangolo. Calcio in fondo, si direbbe una volta. C'è uno strano rinvio da parte del portiere. Mister Antonio Cormaci ha una scuderia di cavalli come Varenne, Rocche Pinne, Riboi e Tornese, e per questo sta conquistando la fama di Tom Booker, l'uomo che sussurra ai cavalli. Ha diverse alternative in panchina, però fino a questo momento la squadra è sempre quella del primo tempo. 2-1 è il vantaggio, risicato, strimizzito. Obinna, cross al centro, ribatte la difesa, ancora Obinna, raddoppio di marcatura, perde palla Obinna, finisce a terra Ripepi,
gamba all'aria e viene soccorso da Candito che cavallerescamente lo aiuta a rialzarsi. Sta disputando un'ottima partita Candito che sta veramente rientrando in palla. Ancora Binna, sguscia come un'anguilla delle valle di Comacchio, entra in aria, sferra un tiro in diagonale, la mira non è proprio olimpionica, il tiro finisce, il pallone finisce oltre la linea di fondo, nulla di fatto, rimessa già battuta e Lazzaro che cerca di pervenire al pareggio. Tutto regolare per l'arbitro, non abbocca. Spazza la difesa. Attenzione, c'è un infortunio, Marino. Entra in area. Obinna. E stavolta la vole. Finisce ben lontana dai pali. Giochicchia il Borgo Greganico e non mette il risultato nel freezer. Sostituzione! Cerca di complicarsi la vita l'ex capolista. Giochicchia, ma non sono Tom e Jerry. Esce in presa aerea, poi spazza in avanti verso Marino, circondato da un paio di avversari, ma recupera Nucera, Obin Nucera, entra in area. Il suo tiro cross smorzato da un difensore, finisce l'MLM il pallone tra le braccia di Pepe che mette già in movimento i propri difensori. In amore e in guerra tutte le armi sono valide, perciò ogni allenatore studia da apprendista stregone per vincere una partita senza agitare talismani, amuleti e pendagli vari e senza macumbe e voodoo. Non può certo aspettare la papera del portiere senza da training autogeno, il tiro della domenica, il liscio di oggi le comiche, l'autogol o il gollonzolo in mischia furibonda. 21 minuti e 50 secondi al comunale Pepe Nucera di Lazzaro, agro del comune di Motta San Giovanni, è sempre 2-1, azioni a ritmo frenetico che mettono a dura prova le coronarie e si rischia veramente di vedersi saltare il tappo dalla valvola metralica, una girandola di emozioni da infarto. Il Lazzaro sta giocando una bella partita in 10 per l'espulsione inopinata e inopinabile del suo capitano Benedetto, in corso in un vuoto di memoria, la famigerata amnesia dissociativa. Contropiede, una ripartenza veloce, finta e doppia finta, gioco di gambe, non abbocca la difesa, smorza, va in presa aerea il portiere e qui c'è veramente l'abilità, la capacità, la qualità tecnica di un portiere uomo ragno degno come Isidoro Leonardi. Di tacco in qualche modo smorza la ripartenza, palla innocua in offensiva che arriva tra i piedi di Leonardi. 23 minuti e 50 secondi nella ripresa al
Pepe Nucera di Lazzaro, sempre 2-1 a favore degli ospiti, doppiezza di Obinna e gol di Ripepi. Una bella partita giocata sul terreno di gioco in terra battuta del comunale di Lazzaro, intitolato a Pepe Nucera. Spiove un pallone sulla tre quarti, Lazzaro in avanti con tutti gli organici che hanno superato la metà campo. In difesa del 2-1 si difende coi denti e con le unghie la formazione ospite, accelera i tempi ora il Lazzaro perché vuole il pareggio, lo ha sfiorato in diverse circostanze. Finisce a terra ma non a bocca l'arbitro. D'altronde proprio per questa tattica che si vede costretto a giocare quasi l'intera partita in 10 uomini, una tattica che non porta risultato alcuno se non quello dei cartellini gialli e rossi, nonostante ciò non pone rimedio la formazione locale che quando gioca il pallone diventa davvero pericolosa. Obinna ha già recuperato la difesa, spazza ancora in avanti Marino Tripodi, supera un avversario, finisce a terra, tutto regolare per l'arbitro. E l'arbitro ora da qualche tempo sta dirigendo all'inglese la panchina borghigiana, opera una sostituzione e viene mandato in campo, se non abbiamo capito male, un bomber come Vincenzo Zaccone. Mossa giusto, azzardata, questo sarà il campo a dirlo. Gamba tesa e l'arbitro assegna una punizione al favore della formazione fosforescente, diciamo così. ...27 minuti e 50, sempre 2-1. Da qualche istante è entrato Zaccone, non chiama più niente l'arbitro, dicono i tifosi. Obinna allontana il pallone, ma non è proprio così perché lo aveva cercato di appoggiarlo al giocatore della Lazzaro più vicino, l'arbitro però non sente ragioni e lo ammonisce. Ammonito l'eroe del giorno, autore di una doppietta fino a questo momento che decide il match. Il Lazzaro è sempre vivo e vegeto e non ci sta a perdere questa partita e per la verità nemmeno a pareggiarla. Ha giocato un bel match di fronte a una squadra
certamente ha alzato le mani su Obin a terra. Vediamo le decisioni dell'arbitro. Attenzione, un gesto che potrebbe costare caro. Un gesto che potrebbe costare caro al giocatore dell'Azzaro. Vediamo le decisioni dell'arbitro. È stato un tentativo di aggressione nei confronti di Obinna. L'arbitro non prende nessuna decisione. Fallo di reazione non ammonito, mentre in precedenza, solo per aver allontanato, si fa per dire, la palla, Obinna è stato invece ammonito. La prendo io! Cretino! Sto tutto voi! Ma sta zitto, startato! Mezz'ora nel secondo tempo, sempre 2-1, partita ancora in bilico. Le occasioni numerose, non l'ha pareggiata il Lazzaro, non l'ha messa in cassaforte il Borgo, quindi partita completamente aperta. Ci sono i cicchetti, le ramanzine, i rimbrotti, le sgridate, i rimproveri e i richiami, se non il liscebus della tifoseria ospite. E ora l'arbitro sta tirando fuori tutta una serie di cartellini, per lo più a carico di giocatori ospiti. Il nervosismo serpeggia subito e si insinua. Va nel panico la difesa locale, il pardonno ospite, e ne approfitta il Lazzaro per riportarsi in avanti con tutti gli organici alla ricerca del gol del pareggio che è nell'aria. Che così finisce di partire? Ora lo segno io, no, basta così segno io, ma lei sono un pallo! Miracolosamente riesce la difesa. Marino si invola verso l'area, entra solo davanti al portiere. Passaggio al centro, né tiro né passaggio, svanisce il 3-1. Incredibile la girandola di emozione da una parte e dall'altra, come pochi istanti fa quando il Lazzaro si è sgranato, mangiato tra virgolette il gol del pareggio in maniera davvero clamorosa e incredibile. Intanto il gioco è fermo perché c'è un giocatore ospite a terra, non sappiamo se è afflitto da crampi o perché l'arbitro allontana il massaggiatore che era entrato in campo senza il permesso dell'arbitro, e finalmente si decide, visto e considerato che il giocatore è ancora sempre a terra. Momenti di confusione anche per l'arbitro, che però ha diretto bene fino a questo momento, ha saputo tenere in pugno una partita che si è fatta difficilmente controllabile col passare, anche perché ci sono le pantomime, scene madre, sceneggiate, messi in scena, finzioni, commedie, melodramme, montature, simulazioni, inganni, raggiri, recite, artifici, come al teatrino delle marionette, al cinema, in televisione e al teatro e perfino sulla piazza.
abbandona il terreno di gioco alla chetichella, il massaggiatore ospite Nuccio Suraci. L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del giocatore. 34 minuti nel secondo tempo, sempre 2-1, e purtroppo il giocatore deve abbandonare il terreno di gioco e verrà sostituito tra qualche secondo. Calcio d'angolo, spiove un pallone, salta a vuoto Obinna, ma si aiuta a parere dell'arbitro in maniera irregolare e sanziona il direttore di gara con un calcio piazzato già battuto. Lazzaro che spinge, schiaccia l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di pervenire al pareggio. Marino sradica letteralmente un pallone dai piedi, allontana poi il pallone nervosamente e rischia l'ammonizione. ...35 minuti nel secondo tempo, sempre 2-1... un colpo di testa di Obinna, un altro di Nucera, la palla rimane lì. Ripartenza, Marino, Tripodi, tiro, parata del portiere. E poi l'ultimo a toccare Tripodi, quindi altra occasione, e sono veramente numerose. Ci vuole il pallottoliere per fare la conta delle occasioni da rete capitate sui piedi dei giocatori borghigiani. Un tiro a segno, purtroppo il risultato, dico purtroppo, diciamo, purtroppo per mister Cormaci. Ecco come sfiora a ripetizione il pareggio, si disperano i giocatori dell'Azzaro per le numerose occasioni da rete fallite per un niente davanti a Isidoro Leonardi. Veramente si rischiano le coronarie, perché è difficile assistere a delle partite con tantissime occasioni da rete sia da una parte che dall'altra. In maggioranza questa volta le occasioni da rete riteniamo che siano per gli ospiti, ma il Lazzaro non ci sta a pareggiare, nemmeno a perdere questa partita. 37 minuti nella ripresa, sempre 2-1. Marino, anticipato, ancora viene sgambettato in maniera plateale, non concede il calcio di rigore l'arbitro e neppure ammonisce il giocatore per simulazione. Un rigore nettissimo a nostro parere, ma l'arbitro non lo concede. 38 minuti e 15. Il Butre non chiama niente. Che si stanno sciarriando a cui non segna, tu sai. Partita completamente aperta e in bilico. 38 minuti e 14 secondi nella ripresa, sempre 2-1 per il Borgo Grecanico. Doppietta di Obinna e gol di Ripepi. Ancora in avanti il Borgo. Dai, dai, dai.
Attenzione, lascia dire un po'. Guarda, piglia più la donna! Vai a Simone, dai! Vai con Liscio. Si spinge in avanti il Lazzaro con tutti gli organici, abbandona ogni prudenza e si espone così facendo. Mazzacconi! Incredibile ma vero, un fallaccio come questo nemmeno viene concessa la punizione. Beh, un abbaglio può succedere. Però se sono due. Ma perché si ferma? Ma perché si ferma? Questa è la mentalità sbagliata. Va bene, sbagliata, chi è la mentalità sbagliata? Perché si ferma se non fischia? Intanto c'è un altro giocatore ed è un leitmotiv. Un altro giocatore del Borgo a terra, partita bella, veloce, ma a volte dura. Secondi nella ripresa, sempre 2-1, doppietta di Obinna e gol di Ripepi. Il minimo sindacale l'ha fatto fino a questo momento il Lazzaro, accorciando le distanze e sfiorando la marcatura in diverse circostanze, anche se il Borgo Crecanico ha creato tutta una serie paurosa come mai si è visto in questo campionato, tante palle gol per il Borgo Crecanico purtroppo sprecate in malo modo. Incredibile una partita così, pressing, gioco sulle fasce, sovrapposizione diagonale, gioco dei difensori esterni, tornante di fascia, centrocampo che ha fornito tutta una serie di palle gol agli attaccanti che però oggi hanno le polveri bagnate all'infuori di Obinna che ha messo a segno una doppietta. Giusta la standing ovation riservata a Obinna, autore di una doppietta. Stringe i denti Lazzaro, mister Ciccio Enrico vorrebbe il pareggio. La salvezza passa attraverso la sofferenza, come indicava Fyodor Dostoevskij in Delitto e Castigo. Arriva un raggio di sole sotto il cocuzzolo del Mongibello, alias l'Etna. Minuti e 40 secondi nella ripresa, sempre 2-1. E vede che il risultato per Bau, Tripodi. Spiove un pallone. Bello. Minuti e 30 nel secondo tempo. 43 e 30, sempre 2-1 a favore della formazione ospite. C'è un'altra sostituzione,
Con le residue energie rimaste nelle gambe, il Lazzaro si proietta in avanti e si espone alle ripartenze. Deve uscire Isidoro, come tutti gli sportivi l'appellano, tralasciando Leonardi. Il suo lungo lancio in direzione di Marino, la respinta, il colpo di testa, c'è un tentativo di reazione da parte di un giocatore. Il tempo regolamentare è scaduto in questo momento, 45 minuti e 15 secondi. L'arbitro però ancora non ha indicato quanti minuti intende recuperare. Il pallone è a terra, parte un lungo lancio verso Marino, Nucera, Tripodi, cerca di andarsene, cross al centro. E Obin si sgranocchia la tripletta. C'è un tentativo di aggressione fisica da parte di un giocatore del Lazzaro e viene richiamato dall'arbitro. È la terza volta che lo fa e anche questa volta gli va bene perché l'arbitro non prende decisione alcuna. Vai in profondo da Zaccone, vai! Bravo, grande, grande! Vuole fare un protagonista a Kindle Gianni! Vai, Obi! 46 minuti e 50 secondi nel secondo tempo. È nostra! Si continua a giocare. Vale! Ma Marino se ne va. Respinge la difesa. Così 47-20. Si continua a giocare. Contropiede, ripartenza veloce. Bravi! Bravo, sei un genio! Bravissimo! Io pure fuori! Rete! Incredibile ma vero, a tempo scaduto è arrivata la terza rete inseguita. Per tutto il tempo è arrivata al 48esimo. Non siamo riusciti a capire se Martino sia stato l'ultimo giocatore. Nunzio Martino potrebbe essere l'autore del gol del 3-1, il gol della sicurezza. È scoppiata la Santa Barbara del tifo perché le cose si stavano mettendo decisamente male.
si continua a giocare. La partita non è affatto finita. Attenzione, ripartenza, superiorità numerica. Scatta velocissimo Binna, non aggancia, ma tiene il pallone in gioco e conquista un calcio d'angolo. 49esimo della ripresa, sempre 3-1 in questo momento. Alla doppietta di Obinna si è aggiunto il gol di Martino, aveva accorciato Ripepi per il Lazzaro. Calcio d'angolo a favore della formazione ospite. Spiove un cross, respinge la difesa, palla che rimane lì, ripartenza, sradica il pallone e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Borgo Greganico batte Lazzaro 3-1. Doppietta di Obinna, 11° e 35° del primo tempo, accorcia Ribevi al 37° e 3-1 siglato da Annunziato Martino. Ha diretto Salvatore Gallella di Catanzaro. Sotto la curva. E Borgo che torna in vetta alla classifica. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea Portanara allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo.